Rodriguez prova a punirla ma sbaglia la tripla, già dall'altra parte Robinson, bellissimo il dai e vai tra Gerald Robinson e Miro Bilan, altri due per il nativo di Nashville che poi va a commettere fallo sul ciaccio. Allora a campo l'esordio in questa gara di Devon Hall, dall'altra parte Rodriguez dentro per Kyle Hines, ottimo blocco di contenimento di Benti. Alla fine riesce a dare palla dentro, Hines ribalta, anzi butta fuori per Benti, scarica ancora per Kyle Hines che stavolta affonda le mani nel canestro. E dall'altra parte col monopattino Gerald Robinson fino in fondo. Blocco di Grant che libera Shields, nessuno va a chiudere colpevolmente su Shavon Shields che quasi è incredulo per tutto quello spazio, bomba e nuovo più 6. 32-23, già dall'altra parte Stefano Gentile che deve forzare, deve inventare e segna a sua volta un canestro clamoroso che manda su tutte le furie Cocettore Messina. 3-3 subiti anche per Gerald Robinson, intanto solito scambio tra Hines e Rodriguez, ancora quel duo, ancora quello spettacolo e ancora la schiacciata di Kyle Hines. Mentre qui si riapre benissimo Rodriguez, altro tiro, piedi per terra, Clusine in ritardo, bomba del più 12, serve Treyer, movimento per attendere che Bilan si liberi, si libera dei vecchi, nessuno chiude e canestro della Dinamo. Che qui ha anche un blitz e va a salvare, anzi era Bencius, scusate, dall'altra parte Robinson, da tre in transizione, e Ettore Messina chiama subito timeout. Sì, parziale aperto di 9-0 della squadra di Piero Buchi che è rientrata davvero bene da Tome, si libera benissimo nell'angolo, piedi a posto, tira il ritmo, bomba di Gigione. Per Logan che riceve nell'altro angolo, ma ancora una volta Bentil è clamoroso, una piovra, Shields lo ritrova proprio in contropiede e il canese schiaccia mandando in ebollizione il mediolanum forum. Riceve, poi scarica per Rich, extra pass nell'angolo per Baldasso, altro tiro in ritmo, altra bomba di Milano che torna a più 13. Un possesso, vuole attaccare lui, tiro difficile però appoggia al tabellone, aveva già segnato a fine primo quarto. Hines poteva tirare, ha voluto mettere il compagno nella situazione migliore. Bel penetra e scarica questa volta di Gentile, peggio sai piedi per terra. Ha una buona tripla e la manda a bersaglio. Qui Rodriguez prova ad addormentare la gara, gioca due con Biliga, lo serve, nessuno praticamente va a chiudere. Biliga schiaccia il più 20. Milano tiene la palla, la congela fino in fondo, stretta di mano tra Piero Buchi e Ettore Messina.